Allora, oggi scattiamo qua in studio da me questo servizio glamour. Avevo in mente di fare un set con uno spirito un po' cinematografico, quindi ho deciso di usare luce continua e ho preso apposta questi generatori eventualmente per proprio vederli anche in una sorta di backstage in macchina quando scatterò. Allora io direi comunque le montiamo tutte e tre su questi cavalletti. Ho preso apposta questi cavalletti con le ruote oggi, cosa abbastanza inusuale per me, per avere la possibilità di muovere queste luci che sono anche abbastanza pesanti e per poterle avere appunto come quinta nei vari set. Come fondo io lascerei una cosa neutra, quindi lasciamo questo qua così com'è, questo acciaio, sì, questo grigio acciaio. Magari, sai cosa? Li mettiamo verticali così per avere più spazio. Cioè, li tiriamo entrambi. Esatto, così potete cominciare pure. Ma magari dietro è meno sporco. Fare gli assistenti secondo me non è che per forza fa diventare dei bravi fotografi, dipende come sempre da come si fanno le cose. Se fai l'assistente con passione perché ti piace farlo, perché ti piace questo lavoro, vorrà dire automaticamente che assorbirai più cose possibile dal fotografo che ti trovi davanti. La vedrete dopo, è molto elegante, ha un viso molto, molto chic, non è strana, insomma è una bellezza abbastanza classica, sembra un'attrice. Cara Amanda, come già ti dissi al casting, oggi facciamo questo servizio glamour. Lei l'ho scelta quando ho fatto il casting perché ha un'ottima unione tra un corpo sexy, le curve, però anche un viso classico, sofisticato, elegante. Quindi io penso che possa funzionare per la storia che vogliamo raccontare oggi, no? Questa attrice è un po' del passato, però nel contempo anche moderna, nel contempo anche un pochino sensuale. Sì, sì. Veramente, se riuscissi a fare un po' di onda costruita, quindi insomma non proprio naturali. Ok. Ho ascoltato il mio fotografo Benedusi, voleva la testa ordinata, un po' classica, quindi ho fatto queste onde, però le ho rese anche un'onda non troppo compatta, ma abbastanza naturale. Ok, perfetto, le onde benissimo, trucco benissimo. Poi possiamo perfetto. Sciogliere se vuoi. Perfetto, benissimo. Forse... Sì, dimmi. Un rossetto, sì, un po' forte, un po' cinematografico, rosso scuro, sì, questo colore qua. Questo può avere senso? Sì, sì, sì. Ti piace il rossetto? Sì, sì. Ok, la mettiamo. Ok. Ho tenuto la bocca scura perché la foto poi diventava in bianco e nero, quindi per rendere la bocca un po' cinematografica l'ho fatta scura. E l'incarnato l'ho tenuto abbastanza naturale per avere questo tocco glamour. Metti il rossetto e scendi giù? Sì. Ok, ti aspetto giù. Ok, perfetto. Thank you.
macchine, tanto per cambiare, per quello che mi compete, usiamo 50 mm. Nel senso che, allora, usiamo la Eleos Mark III con il 50 1.2. Uso il 50 molto aperto, nonostante la luce sarà tanta, comunque per avere delle sensazioni di sfocato importanti, nel senso che vorrò avere queste luci che noi avremo davanti e dietro la modella abbastanza sfocate, no? Quindi insomma col 50 1.2 dovremmo avere questa sensazione. Essere assistente significa comunque dover sopperire a tutte quelle che sono le esigenze del fotografo, quindi da reggere la macchina fotografica al correre se si rompe qualcosa. Io tendenzialmente seguo quello che lui mi dice di fare, anche se di solito lui è molto concentrato sullo scatto, quindi tendo a osservare come si muove, quello che fa, per poi anticiparlo. Comunque, secondo me, essere un assistente vuol dire anche conoscere la persona che ti trovi davanti.